questa edizione del Milano Film Festival, forse più di quelle precedenti, ha veramente visto trasformarsi in realtà quello che è un po' un incubo di tutti coloro che fanno cultura e non solo in Italia in questo momento, cioè la crisi. La crisi economica, che sostanzialmente significa riduzione dei costi, riduzione delle risorse a disposizione, e anche se dall'altra parte è molto difficile ridurre il sogno, ridurre la quantità di film che si vogliono proiettare. Perciò il festival, che già insomma, ha sperimentato un po' una contrazione di risorse negli ultimi anni, quest'anno in particolare ha dovuto reinventarsi in qualche modo in funzione di questo ridursi e contrarsi generale delle disponibilità. Che poi in realtà la cosa più bella è poter utilizzare questa riduzione in senso ribaltato, per cui utilizzare la crisi come pretesto per fare delle cose che il festival sente come necessarie e che hanno anche un significato. Questo festival su molti fronti ha lavorato in questo senso. Faccio un esempio: nella organizzazione dell'allestimento del festival quest'anno abbiamo scelto accuratamente di evitare elementi che potessero indurre agli sprechi ambientali più degli anni passati, perciò questo festival non ha stoviglie in plastica ma le ha solo biodegradabili, questo festival non ha vendita di acqua in bottiglia ma acqua completamente ricaricata attraverso delle fontanelle distribuite lungo i luoghi del festival, e questo festival ha anche scelto quest'anno di non stampare un catalogo cartaceo, proprio per dare un segno di come in realtà anche grazie alle nuove tecnologie abbiamo un catalogo in versione app per entrambe le piattaforme, quindi in realtà il catalogo c'è, però dare un segno di come in realtà la crisi può essere un pretesto per scardinare delle abitudini che anche in senso ambientale possono essere spiacevoli. La crisi economica è in realtà uno dei temi principali dei film che abbiamo proiettato e che abbiamo selezionato, non solo in quelli che abbiamo selezionato, moltissimi film provenienti dalle cinematografie che seguiamo, che non sono sempre le solite cinematografie che vediamo in sala, hanno toccato questo nervo scoperto. In concorso abbiamo un paio di opere che vanno a centrare il tema della crisi nel senso molto specifico. C'è Mirage à l'Italienne, che è un film italiano ma prodotto in Francia, di una documentarista italiana molto importante, si chiama Alessandra Celesia, che racconta proprio della disperazione di un gruppo di persone stufe anche un po' di questo sistema, non valorizza il lavoro che fai, che decidono di rimettersi in gioco e di trasferirsi da Torino all'Alaska e cercare fortuna lì. Esistono poi anche altri film che parlano di questo tema, ad esempio c'è un film greco che va a toccare diciamo una situazione che per certi versi è stata usata anche come emblema della crisi economica. Il film si chiama Anthony Paraskevas e ragiona sulla crisi e sulla televisione, sul ruolo che la TV ha avuto all'interno del percorso di apparente ricchezza e temporaneo benessere che la Grecia ha vissuto negli anni passati. Al di fuori del programma dei concorsi, il festival offre come sempre una serie di sezioni non competitive che hanno un loro pubblico molto interessato e che hanno un loro tema specifico. Colpe di Stato, ad esempio, una rassegna che facciamo ormai da 7 anni, è una rassegna a cui teniamo molto perché ci permette di indagare attraverso il documentario una serie di situazioni nel mondo dove diciamo, i sistemi di potere si sono comportati in modo ingiusto. Poi c'è una sezione dedicata ai film fuori concorso, si chiama Outsider, dove raccogliamo un po' tutto ciò che per ragioni varie non può andare in concorso. Outsider, ad esempio, quest'anno proietterà il film di Jafar Panahi. Jafar Panahi è un regista iraniano che da 3 anni, che 3 anni fa è stato condannato a 6 anni di prigione per aver, si dice, girato film di propaganda contro il governo iraniano, e che ha fatto dei film clandestini da allora, sfidando un po' qualsiasi regola, e proietteremo il suo ultimo film in anteprima italiana. Poi c'è una sezione che per noi è un po' una festa, una celebrazione del nostro compleanno, dei nostri 18 anni. La sezione si chiama appunto 18 anni e l'abbiamo elaborata anche un po' per fare una riflessione su tutti i talenti che nel corso dei 18 anni passati abbiamo scoperto e che magari poi sono diventati affermati, sono stati a grandi festival, a volte hanno anche vinto degli Oscar. In questa sezione proietteremo un po' del meglio che abbiamo proiettato nelle edizioni passate e un po' dei film nuovi di questi autori che ritroviamo un po' come una festa, no? Un po' come una celebrazione tra amici che si rivedono dopo tanto tempo per fare il punto sul passato e sul futuro. Il Milano Film Festival ha una natura molto particolare perché da un lato è un festival internazionale, porta registi da tutto il mondo, proietta film di tutto il mondo. E dall'altro è un festival che ha una dimensione molto locale, quindi è un po' local in questo senso, perché
fa un'azione sulla città molto forte. Noi mettiamo su schermo dentro Parco Sempione, che è un'area che la sera, la notte soprattutto, non viene tradizionalmente usata e soprattutto non viene utilizzata spesso per manifestazioni culturali, per cui ha questa duplice natura che lo rende particolarmente speciale. Negli ultimi anni è iniziato ad arrivare anche rispetto agli anni passati un pubblico da fuori Milano, un po' dal circondario, un po' da tutta Italia. Per esempio gli studenti di cinema hanno imparato a scoprire, magari facendo un salto dopo Venezia, che a Milano si possono vedere tantissime opere che altrimenti il circuito ufficiale non proietterebbe in sala.